Radio Radicale, siamo col senatore Roberto Rosso di Forza Italia per parlare della fiducia alla Commissione europea. Allora, un buon risultato. Ho visto che molti si sono adoperati per presentarlo come un risultato negativo, come una fiducia è una fiducia. Adesso non so se c'è una fiducia più forte, una fiducia meno forte. Com'è andata? Che ha vinto l'Italia intanto, ha vinto l'Italia perché ad avere un vicepresidente esecutivo della Commissione europea vuol dire contare di più in Europa e fare proprio quello che diciamo sempre. L'Europa ci piace, soprattutto a noi di Forza Italia, però diciamo sempre che deve essere un ente più vicino, un'istituzione più vicina ai cittadini. E allora avere fitto in Europa ci dà la possibilità di incidere molto di più. Poi i numeri, la fiducia c'è stata. Io capisco che ci sia sempre qualcuno che gli rode il fegato, che governiamo il paese e che siamo in grado di ottenere risultati anche in Europa. Il risultato è che la Commissione von der Leyen c'è, che Fitto è uno dei suoi vice e ha delle deleghe pesanti e che quindi gli auguro buon lavoro al di là dei numeri. Ha visto tanto tatticismo, tanti riposizionamenti, il Partito Democratico, insomma Giorgia Meloni che all'inizio non ha votato la fiducia, ma poi è riuscita a inserire. Allora, questa è stata veramente una cosa, una battaglia complessa. Sì, compresa anche perché qui non è solo la questione di Fitto, è che abbiamo spostato come posso dire, il peso della Commissione più verso il centrodestra. E su questo posso dire che alla fine, avendo alla nostra destra l'appoggio dei conservatori, non solo assomiglia un po' di più a un governo di centrodestra, ma Forza Italia, che prima era, come dire, nel Partito Popolare era un po' l'estremo, nonostante che fosse il centro, però era un po' all'estremo, adesso diventa centrale, perché è tra conservatori e socialisti, quindi noi avremo ancora più possibilità di dire la nostra in Europa. Vuole fare un discorso che riguarda la Lega e il Partito Democratico? No, vabbè, ognuno fa le sue scelte. Il Partito Democratico, vabbè, come posso dire? Ha tutta una serie di problemi, però noi le persone proposte come dire, dalla sinistra europea, dai socialisti, li votiamo sempre perché siamo, come dire, concreti. Se si bisogna fare un governo, poi non è che ci si può dividere. Per quanto riguarda la Lega, io sono sicuro che quando ci saranno dei temi italiani, anche la Lega porterà avanti i nostri temi e sono sicuro che poi voterà quando serve per l'Italia, ci sarà anche Ale. Ha visto i giornali un po' polemici su questo, la peggiore fiducia di sempre, come se l'avessero presentata come un governo di minoranza. Sì, tanto non è un governo di minoranza, però ripeto, il punto è che eravamo abituati a qualcosa che capita poche volte nei paesi membri, e cioè un governo popolare socialisti, è capitato in Germania per dire, però non è così scontato in altri paesi. Questo governo aveva, come dire, una strada prioritaria in Europa. Con i risultati siamo riusciti a cambiare, spostando un po' questo peso, è evidente che ci siano qualche tensione in più. L'importante però poi è prendere i voti necessari per poter avere la fiducia. È una vittoria di Giorgia Meloni o del collettivo, come si dice nel calcio? Il collettivo nel calcio, non in politica, però il collettivo, sicuramente il collettivo di Giorgia Meloni è stata bravissima, bravissima a tenere insieme un po' tutte le parti, a fare le scelte giuste nel momento giusto, e si conferma la miglior persona sia per il nostro paese, ma anche per i rapporti con l'estero. E diciamo che alla vigilia pochi ci credevano, adesso come posso dire, anche i giornali, quelli che non sono troppo di parte, devono riconoscerlo. Allora, quanto gli diamo? Che voto gli diamo a Giorgia Meloni? 10 e Ah, lode.
diciamo 9 più, gli diamo 10, non la lode solo perché, come dicono sempre a mia figlia i professori, chi si loda si sbruca. Sì, no, dicono sempre che c'è sempre un po' di spazio di crescita, perché se prendi già il massimo poi non puoi più crescere. Questo è vero, grazie per questa grande verità, nell'attesa del 10 e lode che avverrà, sicuramente avverrà. Grazie al senatore. Prego. Roberto Rossi.